permesso a Miami di scavalcare Philadelphia nella corsa al quinto posto della Eastern Conference. Nonostante 4 sconfitte nelle ultime 7, New Orleans sogna ancora di iniziare i playoff di fronte al pubblico amico. In quest'ottica la trasferta in Florida rappresenta una tappa fondamentale. Gli Heat sono avanti di 2 intorno alla metà del secondo periodo, ma metteranno a referto un solo punto nei 5 minuti abbondanti che li separano dall'intervallo, scivolando a meno 10. Wade chiuderà a quota 32 con un modesto 11 su 27 al tiro, ma gli Hornets, 27 punti nel primo quarto, ne collezioneranno altrettanti nei 2 periodi centrali messi insieme. Michael Beasley è l'unico compagno di Wade capace di raggiungere la doppia cifra, chiuderà con 25 punti e tanto basta per scrivere le premesse del sorpasso. Il migliore realizzatore della Lega lo consegna nelle mani di James Jones, ma proprio Wade sbaglierà un libero cruciale nel finale tenendo in vita il sogno ospite. A trasformarlo in realtà ci pensa Butler, dopo aver rischiato di buttare via il pallone, l'ex della serata inventa sulla sirena la bomba dell'overtime. Il supplementare dominato da West, 8 punti con un solo errore al tiro dopo il disastro balistico dei regolamentari. E quando la terna considera regolare il furto di Paul ai danni di Wade, la partita in archivio finisce 93-87 e CP3 può vantare 26 punti, 9 rimbalzi, altrettanti assist e 6 recuperi.